mi sono appassionato a queste moto perché hanno un senso di guida al di fuori di ogni tipo di moto. Sono moto senza freni, dietro non hanno né ammortizzatori né niente, non hanno cambio, avanti hanno un scorsore di forcella di 5 cm, quindi pochissimo, motore un 500 con un peso di 70 kg completo, un motore a 60 cavalli, e lì quando tu acceleri senti subito l'erogazione del gas che ti porta sempre di traverso. Quello è il miglior aroma che ci sia per lo speedway, perché quando sei sopra lì non guardi a niente, pensi solo accelerare, andare di traverso anche nel rettilineo, l'importante è sempre tenere aperto. Prima volta che sono stato a vedere una gara al Moretti nel 1970, sono andato lì insieme a altri due ragazzi per entrare, abbiamo saltato la rete perché mancavano i soldi, da lì mi sono affezionato e sono andato a vedere ancora gare. Dopo di lì abbiamo iniziato nel mio paese, a Trenzano, qua, avevamo un campo sportivo vecchio di calcio e abbiamo tracciato un piccolo anello di speedway così ovale per provare con le motorette di seguito. Di lì abbiamo iniziato a girare, dopo di lì hanno spostato il campo dove c'è adesso la pista attuale e di lì abbiamo interpellato delle persone di Trenzano, cui Enrico Fabiano, presidente, che tuttora è quello che ci ha dato la mano più di tutti, ancora attuale, abbiamo preso terreni in affitto. Di lì abbiamo iniziato a costruire questa pista piano piano fino a che siamo riusciti a finirla. All'inizio, quando si faceva la pista, avevamo messo sui paletti per mettere su lo steccato che è in legno in giro. E lì sono venuti i fratelli Pizzo e mi dicono: vuoi provare? Eh sì, ormai che sono qua. Allora mi hanno dato la tuta e il casco, sono entrato con una moto mai salito su una 500. Sono salito, mi dice: apri qua, accelera là. Si erano messi uno per curva per dirmi dove dovevo accelerare e no. Ma io, come sono montato su, vedevo già che la moto mi andava via, sai, di traverso, di qua di là, di boom, quindi mi caricavo fuori del normale, no? E ho detto: qui mi sento proprio casa mia. E dai un colpo, dai due, dai tre, sempre meglio. Dopo finito, perché la moto fa quattro giri, di più non si fa, boom. Sono rientrato, mi ho messo l'alcol, l'olio che si mette nel motore, mi dicono: adesso vai dentro, devi far così, devi far colà, non chiudere mai gas quando sei in metà curva, perché se chiudi si attacca e ti porta fuori. Bum, bum, ho detto, è entrato dentro, ho fatto due giri, dopo ho iniziato a entrare molto forte, sai, a metà curva vedevo che la moto mi andava verso l'esterno, però io ho preso paura perché ho detto: qui adesso vado fuori. Ho chiuso gas, come ho chiuso gas, la moto mi è andata via di traverso e sono andato contro i pali della rete. Fortunatamente la moto è andata via, io sono caduto giù e lì mi sono fatto un po' di male, via, ho rotto un piede di qua di là. Il problema era quello di andare a casa dopo a raccontare, perché mio papà non voleva sapere. Sono andato a casa lì, corso di qua di là e avanti. E quindi dopo è passata e così non sapeva niente, è venuto a sapere dopo che ho iniziato a correre. Dopo di lì abbiamo messo in calendario di fare la prima gara. La prima gara era nel 71, io non potevo partecipare perché non avevo ancora 21 anni, che bisognava la firma del genitore, quindi mio papà non voleva saperne. Quindi da lì abbiamo iniziato con i fratelli Pizzo, che erano i campioni italiani, erano i piloti più attuali. Dopo di lì siamo andati avanti e l'anno dopo, a forza di insistere, mio papà ha firmato. Nel 72-73 ho iniziato a correre anch'io, abbiamo fatto delle piccole gare, io avevo appena iniziato lì le prove. Dopo io ho dovuto partire militare. Partendo militare sono rientrato, che dovevo essere una gara, sono rientrato, ho partecipato a una gara di campionato italiano e l'ho vinta, non si sa come, ma l'ho vinta. E lì c'era Charlie Brown, c'erano tutti i piloti, quelli forti. Boom. Da lì sono partito e ho iniziato a fare le gare in giro un po' dappertutto. Dopodiché ho iniziato ad andare via verso un po' all'estero, le gare internazionali, di qua e di là, ho partecipato 6 anni alla nazionale italiana, partecipavo alle gare, andavo abbastanza bene, solo che avevo più il gas che non la testa, quindi
non usavo tutto perfettamente, quando era magari da pensarci, io invece acceleravo e più di qualche volta sono caduto non facendo niente, fortunatamente ho perso delle gare anche qui a Terenzano, proprio che erano già vinte, però quando io monto in moto spengo tutto e vado. Più avanti è entrato mio figlio insieme a me, l'ho insegnato un po' io, dopo lui è andato avanti, dopo di lì ho tirato su Scagnetti che è tuttora pilota e dopo tanti altri giovani che erano qua e hanno vinto titoli italiani e via. Adesso abbiamo lasciato un po' le redini, io sono ancora qui che do una mano insieme ai collaboratori e speriamo di andare avanti, che vengano giovani a vedere e saranno qua pronti anche per provare nuove moto e di tutto.